ragazzi, questo sarà un video old school. Voglio parlare della mia trasformazione fisica in 45 giorni. Ho iniziato la dieta esattamente 45 giorni fa. Ho ancora 45 giorni per andare, ma volevo fare un breakdown di quello che ho fatto e di cosa potete fare anche voi se volete, invece di farvi prendere dalla quarantena, trasformare il vostro fisico. Metto due foto qui in questo momento. Il primo, che appunto fa vedere il mio fisico prima che iniziassi la definizione, pesavo 78 kg, e poi dopo 40-45 giorni ne peso adesso, dipende, mi sveglio tra i 73 e i 73 e mezzo, quindi ho perso più o meno 4 kg in 40-45 giorni, che è abbastanza perfetto. Voglio quindi parlare delle due cose più importanti: dieta e allenamento. Per chi già le conosce, ovviamente sarà un pochino di, diciamo, recap e di rehash di informazioni che già conoscete, ma per quelli nuovi magari vi posso veramente aprire gli occhi. Cosa fondamentale è la dieta, e capire che la dieta è quello che ci farà perdere peso. Un sacco di gente ancora mi arrivano i messaggi magari su Instagram che mi dicono: oh G, ma sto facendo questo esercizio qua e vorrei togliere i fianchi, secondo te va bene come esercizio o me ne consigli un altro? E la mia risposta è sempre quella: l'esercizio, ok, l'allenamento con i pesi o di resistenza a corpo libero che è, ha come scopo la costruzione o la preservazione di massa muscolare. Per bruciare grassi, ok, vi serve lì la dieta, quindi non importa gli esercizi per bruciare i fianchi, vi serve la dieta, vi serve essere in deficit calorico. Qual è una cosa fondamentale da capire? Che il grasso nel nostro corpo non se ne andrà via in maniera uniforme in tutto il nostro corpo, ok? È praticamente sulla nostra genetica che determina da dove inizieremo a bruciare grasso per prima. Quindi lo so, ognuno di noi si mette a dieta perché magari vogliamo togliere la pancia, che so, vogliamo tonificare, definire i glutei, le cosce, queste cose qua, vogliamo togliere i fianchi se siamo maschi, vogliamo avere il six pack, ma molto probabilmente quelle sono aree stubborn, si dice stubborn body fat areas, dove praticamente saranno le ultime aree a veramente definirsi, ok? Quindi prima di tutto, prime cose che si definiranno, per magari ognuno di noi è diverso, per me è sempre la schiena e le spalle, che anche adesso, dopo 45 giorni di dieta, anche se sto ancora lontano dal mio obiettivo, hanno già delle striature, quindi si vedono già praticamente le linee nel muscolo che appunto di solito si vedono molto più avanti. Quindi magari per me il mio punto che si definisce prima è la schiena, le spalle, però ad esempio le braccia rimangono belle cicciotte, i fianchi e la regione addominale e nel, diciamo, il lombare, quindi la schiena inferiore dietro, quelli sono gli ultimi punti a sgrassarsi per me. E non c'è niente che posso fare, non c'è un esercizio speciale che posso fare, devo solo continuare con la dieta che facevo, continuare il deficit calorico, e una volta che il mio corpo brucerà per tutto inizierà a bruciare anche i fianchi, ok? Quella è una cosa importante. C'è gente magari vi vende delle stronzate dicendo che: ah no, se fai questo esercizio vedrai, ti faccio bruciare prima i fianchi. È una cavolata, perché è un processo total body, non puoi decidere tu da che area bruciare i grassi. Quindi quella è la cosa principale. Allora, se noi sappiamo che qualsiasi dieta per bruciare i grassi funziona col deficit calorico, che sia chetogenica, che sia non mangio carboidrati dopo le 4 del pomeriggio, fai quest'altra dieta paleo dieta o qualsiasi dieta del momento, funzionano tutte col deficit calorico, ok? Quindi dobbiamo praticamente creare un deficit di energia. Il nostro corpo, se noi gli diamo abbastanza da mangiare, dice: cavolo, mi serve energia per funzionare normalmente. Cosa fa? Va a prendere quella energia dalle riserve di grasso, ok? Ed è così che noi praticamente bruciamo grassi, perché usiamo quell'energia per poter continuare a vivere praticamente. Detto questo, quindi cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a tracciare quello che mangiamo e essere sicuri di consumare meno calorie. Io ho iniziato il percorso a 2500 calorie, adesso sono a 2100 calorie, ok? Quindi magari 2005 era più sul mio mantenimento, ho diminuito le calorie, diciamo, ogni volta che vedevo uno stallo di peso di 6-7 giorni diminuivo di altre 100-150 calorie e rivedevo il peso che scendeva leggermente. Ovviamente queste sono stime per me, tu dovrai calcolare il tuo fabbisogno calorico giornaliero, dovrai metterti in deficit di un 300 calorie più o meno, lo puoi fare, lascio il link qua al mio sito www.muscoliavita.com, ci sta direttamente il calcolatore che puoi usare, che ti calcola i macronutrienti e tutte queste cose qua. La prima cosa quindi è ridurre il nostro, diciamo, quanta energia ingeriamo dal cibo. Poi ci sono altre cose che possiamo fare, chiaramente più ci muoviamo e più bruciamo calorie, e di conseguenza riusciamo a utilizzarlo come strumento per bruciare più calorie. Questo è il cardio ed è semplicemente il NEAT, ovvero Non Exercise Thermogenesis Activity, che è praticamente il movimento che non sia cardio, che facciamo automaticamente in una giornata. Magari ascoltiamo la musica, balliamo, quello è NEAT. Magari, che ne so, siamo seduti guardando la televisione, facciamo così con, che ne so, facciamo così, sto bruciando un po' di energia. Esempi stupidi, però quello è un altro modo che praticamente noi possiamo usare per aumentare il dispendio di energia, il dispendio calorico, che lo possiamo utilizzare come strumento per bruciare grassi. Allora, adesso che noi siamo chiusi in casa, io di solito dico a tutti i miei clienti: fai 5-10 mila passi al giorno come minimo, e io infatti ogni giorno
fin quando potevo uscire facevo 10.000 passi al giorno e quello mi aiutava a tenere alte le calorie che bruciavo. Chiaramente chiusi in casa non l'ho potuto fare, non possiamo fare così tanti passi, quindi come obiettivo comunque mi metto 5.000 passi. Se io non li raggiungo, faccio, abito al 19° piano, faccio 19 piani di scale due volte al giorno, così sono 38 piani di scale e io mi assicuro che almeno un pochino di calorie facendo quell'attività le ho bruciate. Ma ripeto, in teoria non ce n'è bisogno, perché in teoria basta che mangi di meno, ok? E se tu mangi di meno, automaticamente il tuo corpo deve bruciare grassi per poter sopravvivere, ok? Questo è l'aspetto dieta. Devi impostare il deficit calorico, io l'ho impostato e ho diminuito le calorie ogni volta che vedevo uno stallo di 6-7 giorni. Non prima, perché magari gli stalli vengono, 2-3 giorni possono venire. L'altra cosa che uno può fare è la media di peso settimanale, ok? Quindi se tu vedi che il peso flutta ogni giorno perché magari hai bevuto di più, hai mangiato più sale, hai mangiato più tardi, è molto difficile vedere e dici, vedi questi spazi ogni giorno e dici, cavolo, che sta succedendo? Devo cambiare qualcosa? Invece, cosa fondamentale è tracciare una settimana e magari fare una media della settimana e vedere che scende la media settimanale. E questa media settimanale dipende dal peso, dipende da quanta massa grassa abbiamo, ma più o meno dovrebbe essere intorno all'1% del peso corporeo. Ok, quindi io che pesavo 75 dovevo perdere più o meno uno 0,75 kg a settimana. Va bene, che appunto più o meno sono quei 3-4 kg al mese. Questa è la dieta. E senza dieta non riuscirete a definirvi. Poi, secondo aspetto, allenamento. Quando noi andiamo in un deficit calorico, dobbiamo essere sicuri di mantenere lo stimolo abbastanza elevato per poter, uno, se abbiamo fortuna, mettere massa muscolare, ma molto probabilmente, se siamo già abbastanza avanzati e l'allenamento non è una novità, dobbiamo riuscire comunque a stimolare i nostri muscoli per mantenere la massa muscolare quando noi andiamo in deficit. Adesso, in palestra, potremmo fare tutti i programmi più ottimizzati, fighissimi. A casa, diciamo che è un attimino più difficile, per cui ci sono tre cose che vi direi fondamentali che sto facendo anch'io adesso. La prima è impostare volume. Dovete impostare abbastanza volume per poter mantenere la vostra massa muscolare e io vi consiglio tra le 10 e le 20 serie a settimana per gruppo muscolare. Quindi bicipiti fate tra le 10 e le 20 serie a settimana, tricipiti 10 e 20 serie a settimana, petto 10 e 20 serie, ok, questo più o meno, ok? Poi ovviamente se prendete la guida scientifica, vi lascio link qua sotto, vi dico esattamente per tutti i gruppi muscolari l'esatto volume che vi serve per mantenere, progredire, eccetera eccetera, ma questa in linea generale, volume. Seconda cosa importantissima, intensità, ok? Quando noi ci alleniamo a casa molto probabilmente non abbiamo i pesi che avremmo in palestra, di conseguenza qual è la cosa più importante? È che dobbiamo spingerci al cedimento e oltre. Cosa vuol dire? Se io faccio le flessioni e riesco a fare 50 flessioni, se io faccio la serie e mi fermo a 35, molto probabilmente non ho fatto niente con quelle 35 rep, non ho né costruito, né probabilmente magari è sufficiente per mantenere, ma è troppo poco rispetto a quello che io potrei fare, perché potrei fare 50 flessioni. Invece se noi vogliamo mantenere, essere sicuri di mantenere e costruire, se io so che riesco a fare 50 flessioni, con la prima serie dovrei farne come minimo 47, 48, se riesco 50. Se a 50 sto cedendo, magari aspetto, faccio 2-3 respiri e provo a continuare a spingermi, così ne faccio 55, 56, eccetera, eccetera. Ed è lì questo stimolo, questa prossimità al cedimento, che deve essere molto più elevata se vi allenate a casa, a corpo libero, senza dei pesi pesanti, quello è fondamentale, ok? Quindi anche io adesso, dato che non ho accesso a una palestra, ai pesi, dato che le mie ripetizioni sono molto alte, mi devo spingere al cedimento. E non al cedimento A, non riesco, che ne so, non al cedimento cardiovascolare, che sono stanco, non riesco, no, a quello muscolare. Quindi col petto dovete essere sicuri, se fate i piegamenti, che è il petto a fallire, che non riuscite proprio fisicamente più a fare un altro piegamento. Se voi fate queste due cose, siete sicuri che anche a casa riuscite a mantenere abbastanza un allenamento. Terza cosa, impostare un buon split, un buon programma, che a casa può essere un upper-lower, ok? Ovviamente fate parte alta, parte bassa, parte alta, parte bassa, oppure fate parte alta, parte bassa, riposo, parte alta, parte bassa, riposo, eccetera eccetera, oppure potete fare un full body ogni giorno. La cosa importante è che colpite ogni gruppo muscolare due volte a settimana come minimo, proprio perché lo stimolo non è così alto, quindi noi cosa facciamo? Aumentiamo la frequenza, colpiamo il gruppo muscolare più spesso, aumentiamo la sintesi proteica e la manteniamo elevata più spesso durante la settimana. Queste sono praticamente le cose fondamentali che vi direi se voi dovete fare una trasformazione e volete sapere da dove iniziare. Da dove iniziare? Fate questo. Non pensate agli esercizi magici che uno vi vende, non pensate agli integratori, non pensate a niente di tutto ciò. La base deve essere la vostra dieta, deficit calorico, e con l'allenamento dovete spingervi. Dovete arrivare al cedimento, dovete arrivare oltre il cedimento. L'altra cosa fondamentale con l'allenamento è la progressione col passare del tempo. Se io la prima volta che faccio i piegamenti in casa ne faccio 50, fra due settimane in quella serie invece di farne 50 ne devo fare 60. Ok? Ci deve essere questa progressione a lungo termine, perché è quello che è il primo meccanismo di ipertrofia muscolare ed è quello che inizierà a spingere la crescita muscolare o
a mantenere la nostra massa muscolare invariata quando siamo in deficit. Quindi, questa è stata la mia trasformazione nei 45 giorni. Devo dire che non è stata troppo difficile, perché comunque avevo un po' di chili da perdere e i primi chili sono sempre quelli più facili, ok? Si perde acqua, si perde il glicogeno, non è tutto grasso, ma soprattutto psicologicamente è più semplice perché siamo motivati e all'inizio lo facciamo. Adesso, nella seconda parte del percorso, quando per me parte la disciplina, è più difficile, ho fame, il mio corpo ha un set point, vuole rimanere al mio peso attuale che è 73,5-74, non vuole scendere, quindi avrò più difficoltà a scendere. Molto probabilmente avrò più fame in generale, quindi devo fare delle scelte più voluminose. In generale sarà più difficile. Più peso perdi e più diventa difficile continuare a bruciare grassi. Quella è più o meno una regola. Però ci tenevo a fare questo video così che se voi state a casa e invece di lasciarvi andare, vi voglio stimolare a continuare. È così semplice. Provate veramente a tracciare la vostra dieta, mettetevi in deficit se volete bruciare grassi, può essere leggero così che non perdete esageratamente, e con l'allenamento spingetevi, non importa se fate 3, 4 allenamenti a settimana, 5, 6, non importa, basta che quando lo fate vi spingete al cedimento e oltre. Questo è tutto per oggi, io spero che vi sia piaciuto questo video un pochino diverso dal solito e spero che sia stato utile. Vi chiedo di lasciarci un like, se siete qua iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e se vi serve programmi personalizzati o volete leggere la mia guida scientifica, che è la migliore guida in esistenza, vi lascio il link qua sotto per poterla acquistare sul sito. Detto questo, vi ringrazio, noi ci vedremo magari con un vlog o qualcos'altro nel prossimo video. Ciao raga!